Buongiorno a tutti, grazie per la puntualità. Sono Barbara Sturgesa da Formez PA e siamo qui a dare inizio alla prima sessione dell'evento formativo La Didattica. L'esperto Andrea Marrucci è già qui con noi. Passo la parola adesso al dottor Sergio Talamo, che farà gli onori di casa. Grazie Barbara e grazie a tutti. Mentre affluite nella nostra aula, io mi presento, sono il direttore della comunicazione e delle relazioni con le PA di Formez, sono un giornalista, docente e ho coordinato il gruppo di lavoro per la riforma della legge 150-2000 sulla comunicazione, che è uno degli asset di cui parleremo anche in questo nostro percorso formativo. Il Formez ha avuto in questa stagione politica un ruolo molto importante da parte del governo nella gestione del PNRR, di cui a sua volta una parte centrale è proprio la riforma della pubblica amministrazione, che fa parte della missione 1 ed ha uno stanziamento economico, ma soprattutto un insieme di aspettative molto alte. È in questo quadro che rientra il progetto di Linea Amica Digitale, che è il progetto che in questo momento è un po' il fa gli onori di casa, e che a sua volta si richiama ad una esperienza che risale ad alcuni anni fa. Dal 2009 al 2015, Linea Amica realizzò un centro di contatto per i cittadini che mise insieme 1.300 amministrazioni in tutto il paese, creando un clima di collaborazione istituzionale assolutamente esemplare, che infatti fu studiato e imitato in varie parti del mondo. Avevamo 200.000 contatti all'anno e uno standard di servizio molto elevato. Nel 2022 il progetto Linea Amica è stato, la navicella, insomma, è stata rimessa in campo dal ministro Brunetta, che fu l'ispiratore anche della prima esperienza dal 2009 in poi, con una di diversa veste che è basata soprattutto sulle nuove tecnologie digitali, cioè un chatbot e un sito di ultima generazione che in questo momento è concentrato soprattutto sul rapporto e sullo sostegno e il dialogo fra le amministrazioni. Quindi l'idea del networking delle amministrazioni italiane, che è stato sempre un po' un punto debole della nostra amministrazione. E quindi in questo siamo impegnati in varie attività di collaborazione istituzionale, di servizio informativo ai dipendenti pubblici, di ascolto, e a breve lanceremo anche una sperimentazione relativa alla customer satisfaction. Uno dei cardini dell'attività è questo corso, la didattica, che, per cui vi porto i saluti del direttore generale Sauro Angeletti della Funzione Pubblica, che è il nostro referente per questa attività, che ha avuto un'ottima accoglienza con un numero di domande persino superiori alla capienza della nostra aula, e di questo naturalmente io e tutti i colleghi dello staff di Linea Amica vi ringraziamo. Ed è un corso che si basa su tre moduli: il primo, che riguarda la comunicazione web e social. Oggi abbiamo il nostro esperto Andrea Marrucci, con cui apriremo i lavori. Una sessione relativa al PNRR e a tutte le informazioni utili anche per gli enti locali, con il nostro esperto Vito Vacca, e una sessione legata agli open data nella pubblica amministrazione con l'esperto Andrea Borruso, che a sua volta si innesta su altre attività che il Formez svolge da molti anni. Sono quattro webinar, 2 ore ciascuno, 24 ore di formazione, e quindi una buona occasione per consolidare e confrontare le nostre competenze su temi che sono centrali anche nel progetto formativo del Dipartimento della Funzione Pubblica. Come sapete, il Ministero ha lanciato un piano formativo molto ambizioso, riqualificare la PA, e diciamo che noi diamo il nostro piccolo contributo con questo corso. Io mi fermo qui. L'ultima cosa che ci tengo a dire a tutti i colleghi che sono connessi o che si stanno connettendo è che noi siamo comunque a disposizione anche dopo e durante lo svolgimento del corso per ogni ulteriore informazione e collaborazione. Le do la parola quindi a Barbara per l'avvio del nostro corso. Barbara non La si parola, grazie. sente. Barbara non si sentiva però. Andrea? Buongiorno. Sergio Talamo,
Grazie a Formis PA, grazie a voi che siete collegati. Iniziamo questo nostro incontro di oggi. Io sono Andrea Marrucci, sono un giornalista. Ormai da tanti anni mi occupo in maniera particolare di informazione e comunicazione sul digitale, quindi su web e social. E oggi insieme parleremo di come questi strumenti, in special modo il web, può essere uno straordinario alleato della pubblica amministrazione per divulgare quell'enorme quantità di informazioni che ogni ente può realizzare e che spesso purtroppo non trovano magari la giusta valorizzazione attraverso i mezzi di comunicazione più tradizionali, ma con il digitale questo patrimonio può raggiungere il cittadino. Importante cos'è? È riuscire a comunicare bene al cittadino quello che un ente, una pubblica amministrazione fa ogni giorno, perché sono tantissimi servizi di una pubblica amministrazione, non tutti purtroppo, molto spesso arrivano in maniera chiara al cittadino. Quindi cerchiamo di darci delle buone regole per, come dire, valorizzare uno strumento come il sito web del mio ente, che ricordiamolo, è molto spesso la porta d'ingresso principale con cui un utente, un cittadino, si avvicina magari al mio comune, alla mia regione, al mio ministero. E quindi cerchiamo di sfruttarne appieno le grandi potenzialità. Per farlo dobbiamo lavorare bene diciamo, sulla comunicazione, sul linguaggio. E partiamo da qualche dato. Questa è un'indagine di Banca Italia pubblicata nel gennaio 2022 che fotografa diciamo, lo stato dell'arte su come la pubblica amministrazione, quali sono i canali utilizzati dalla pubblica amministrazione nei rapporti con l'utenza. Come vediamo, gran parte, diciamo, nelle prime posizioni ci sono posta elettronica, sito web, social network, quindi gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione. Con questi, diciamo, con questi strumenti, la pubblica amministrazione si interfaccia con i cittadini. Quindi cerchiamo, come dire, di utilizzarli al meglio. E come vediamo, varia poi qui, cioè nella fotografia di Banca Italia, si varia anche per tipologia di ente. La posta elettronica, il sito web, i social network sono nelle primissime posizioni. Perché? Perché comunque il cittadino è abituato a utilizzarli, ma nel quotidiano utilizza la mail, si collega a internet per andare sul web. Utilizza i social network dai più diffusi come Facebook, Twitter, ha anche piattaforme magari meno diffuse in Italia come LinkedIn o TikTok, che comunque sono strumenti, piattaforme in continua crescita. Quindi, diciamo, nell'universo digitale c'è uno scambio di informazioni tra pubblica amministrazione e cittadino. Cerchiamo quindi di vedere che cosa vuole anche il cittadino. Qui è ancora nell'indagine si vede, diciamo così, quali sono poi gli strumenti a disposizione degli enti nel rapporto, mi ci interessa soprattutto, diciamo, in questo caso il blu, la parte in blu, che sono quindi nel rapporto con imprese e cittadini. E come vediamo, i social network, le messaggistiche istantanee, le applicazioni sono utilizzate. Chiaramente questo utilizzo è notevolmente aumentato nei 2 anni di pandemia. Perché? Perché chiaramente le persone erano a casa, cercavano informazioni e dove andavano a cercarle? Sempre più si è ricorso al digitale, cioè al cercare informazioni sul web, sui social network.
anche nei gruppi WhatsApp, ad esempio, c'è stato questo scambio di informazioni durante la pandemia. E quindi come si cercava di raggiungere il comune, la regione, l'azienda sanitaria? Attraverso questi strumenti. Quindi, come dire, c'è stato un aumento cioè stato un aumento esponenziale nell'utilizzo degli strumenti digitali. Perché? Perché comunque, come questa invece è l'indagine Censis 2021, perché? Perché ormai collegarsi al web è un'attività che più di 9 italiani su 10 compiono abitualmente. Lo fotografa il Censis, si vede, perciò noi dobbiamo essere pronti a rispondere, diciamo, a questa richiesta di informazioni che circolano in rete. E cosa si aspettano gli italiani da una PA digitale? Lo dice ancora l'indagine Censis, la maggior parte degli italiani vogliono dialogare, magari via mail, con gli uffici della pubblica amministrazione. Come? In modo semplice, veloce, chiedono di essere ascoltati e di ottenere risposte. Questo perché? Perché comunque nell'attività quotidiana l'arrivo dei social network, il grande utilizzo che viene fatto dei social network e delle applicazioni di messaggistica istantanea ci ha abituato a questa continua interazione. Siamo abituati a porre domande, ricevere risposte, dare consigli e come? In modo semplicissimo, un messaggio, un post, un commento a una foto. Ci aspettiamo praticamente sempre comunque una risposta. Siamo abituati ormai a interagire con l'amico, ma anche con la pubblica amministrazione attraverso questi canali. Quindi, che sia la chat WhatsApp o sia una mail, il cittadino si aspetta di essere ascoltato e ricevere una risposta in maniera semplice e veloce. Tra le altre, diciamo sì, attese che hanno gli italiani da una pubblica amministrazione digitale, c'è quella chiaramente di poter richiedere documenti, perché comunque siamo, anche in questo caso siamo abituati a svolgere tantissime attività online, anche voglio dire, con i privati, pagare una bolletta, a fare un acquisto, con due clic posso farmi arrivare a casa qualunque tipo di prodotto. Al tempo stesso quindi vorrei poter pagare la mia contravvenzione o il bollettino per la mensa della scuola facilmente, in maniera chiara, semplice e veloce su internet, come si vede all'83,2%, chiede questo, quindi sono comunque dati in linea. Ma però per quasi 8 italiani su 10 è molto importante anche ricevere comunicazioni personalizzate attraverso mail, SMS e anche WhatsApp. Quindi, come dire, dobbiamo porci il problema di strutturare in maniera più semplice e ben fatta possibile questo tipo di piattaforme digitali, dal sito web a magari canali più innovativi come possono essere i social o le chat di messaggistica istantanea. E via via ricevere, conoscere i dati, pensare alla piaggia a già evitare duplicazioni, poter comunicare con riservatezza tramite la PEC, accedere a tutti i servizi online in un'unica pass. Quindi, diciamo, c'è grossa attesa per la svolta digitale della pubblica amministrazione da parte dei cittadini. Quindi cerchiamo di dargli risposte, dargli delle risposte, dargli anche servizi. E poi, alla fine, è quello che chiedono gli utenti, i cittadini. Cos'è? È avere un servizio dal mio ente, dal mio comune, dalla mia regione, dal mio ministero. Perché? Perché mi può risolvere banalmente una giornata, un piccolo problema che non riesco a risolvere, che magari bastano tre clic sul sito internet del mio comune per avere a disposizione quel certificato invece di andare fisicamente, dover
come dire, prendere un appuntamento, cioè perdere tempo, riesco ad averlo magari sul digitale in pochi minuti e questo mi salva la giornata perché chiaramente uno ha da fare mille cose e quindi in questo modo vieni incontro alle esigenze del cittadino, gli dai un servizio in più, un servizio che però ha un valore veramente molto grande nell'economia della vita quotidiana di tutti noi. Vedo ci sono già delle domande. Le domande ci riserviamo, diciamo, uno spazio al termine della nostra chiacchierata per rispondere alle domande. Quindi voi fatele tranquillamente. Poi nell'ultima parte dialogheremo sulle domande che sono state poste via via nel corso della nostra chiacchierata. Io, diciamo, se prevedo una piccola pausa di 5-10 minuti intorno alle 10:30 per, come dire, rifiatare un attimo e poi andare avanti. Quindi, come dicevo, l'85,3% dei cittadini si aspetta di poter dialogare con i mezzi digitali con la pubblica amministrazione. Dunque, cos'è necessario, come in qualunque tipo di dialogo? È riuscire a comprendersi, parlare la stessa lingua. Se noi parliamo la stessa lingua, ci comprendiamo facilmente e quindi possiamo comunicare con facilità. Per farlo, lo sforzo che deve fare la pubblica amministrazione è quello di farsi capire dal cittadino, perché molto spesso questa attività, cioè il farsi comprendere, non è così semplice. Dobbiamo pensare sempre che dall'altra parte c'è un cittadino che può essere, diciamo, il più diverso possibile, può avere le richieste più diverse possibili e quindi dobbiamo cercare, come dire, di essere comprensibili da tutti. Perché se un cittadino comprende quello che fa una pubblica amministrazione, senz'altro può essere un'ottima soluzione anche a quel malessere diffuso che molto spesso abbiamo nei confronti della politica e della pubblica amministrazione italiana. Invece di riuscire a dialogarci, riuscire a far vedere quanto facciamo, è importante anche per, come dire, migliorare la reputazione del mio ente e quindi del lavoro che svolgo tutti i giorni. Quindi, quando andiamo a scrivere un documento che andrà poi, che dovrà essere poi pubblicato sul digitale, sul web, in special modo nel sito internet magari del mio ente, devo cercare di realizzare un documento che sia semplice, la semplicità è fondamentale, deve essere lineare, chiaro e porsi sempre la domanda di chi c'è dall'altra parte. Chi sta dall'altra parte, diciamo, dello schermo, comprende quello che io sto dicendo? Questa domanda dobbiamo farcela sempre, un po', diciamo, l'attività per chi ha in qualche modo alle spalle o porta avanti un'attività giornalistica, l'attività del giornalista, del comunicatore. Perché? Perché dobbiamo cercare di, come dire, spiegare a chi c'è dall'altra parte quello di cui stiamo parlando e per spiegare dobbiamo cercare di farlo in maniera che sia semplice, chiara, lineare. Quindi il primo sforzo da compiere è quello di intervenire sul linguaggio. Dobbiamo fare un grosso sforzo per arrivare a un linguaggio che sia il più semplice e chiaro possibile. In questo senso, le piattaforme digitali e i social network sono stati degli alleati della pubblica amministrazione. Se pensiamo ai primi enti che hanno scelto di essere presenti su un social network come Twitter, immaginate lo sforzo a ridurre in poche centinaia di caratteri la comunicazione di un ente che solitamente richiede invece un grande numero di parole, di spiegazioni, a volte anche non necessarie. Ecco, quando sono arrivati su Twitter, che richiedeva ai tempi dall'altro un po' più di 100 caratteri per un tweet, per un cinguettio, hanno dovuto compiere uno sforzo incredibile. Ma chi a suo tempo ha fatto questa scelta e l'ha fatta anche in maniera con successo, ha senz'altro fornito un grosso servizio
ai cittadini, ma anche è riuscito a migliorare, a innovare il suo linguaggio. Quindi scrittura semplice, facile, io devo comprendere quello che leggo. E se cerco un documento, questo deve essere altrettanto facile da trovare durante la navigazione. Non è possibile a volte dover cercare, diciamo, in alto, in basso, a sinistra, a destra, chissà dove sarà poi il modulo che voglio scaricare. Quindi se io cerco un documento all'interno del sito pubblica amministrazione, devo trovarlo facilmente. Allo stesso modo, se io faccio una ricerca sul motore di ricerca, scusate il gioco di parole, io, come dire, cerco una cosa specifica riguardo magari la mia amministrazione, devo riuscire comunque a essere indirizzato bene nella pagina dei miei interessi. Un'attività che chiaramente richiede anche conoscenze sul digitale, ma sono fondamentali per la buona riuscita della mia presenza web. D'altronde siamo abituati, come dicevo prima, in pochi clic ad avere quello che vogliamo. Dobbiamo quindi essere in grado, anche come pubblica amministrazione, di dare una risposta in questo senso. E non dimentichiamo mai che il contesto di lettura cambia nel digitale, perché se io leggo un articolo su un sito web o un contenuto sui social o leggo una mail, è diverso che tra l'uno e l'altro. Quindi anche in questo caso pensiamo a qual è, diciamo, lo strumento che stiamo utilizzando. Molto spesso tutta questa attività, tra l'altro, avviene su uno schermo piccolo come quello del telefono. Questo è importante, dobbiamo pensare che molte delle informazioni che divulghiamo nel digitale poi arrivano all'utente in uno schermo che è, insomma, pochi centimetri. Quindi stiamo attenti alla leggibilità, ok? Quando scriviamo un contenuto o inseriamo un contenuto digitale, pensiamo sempre al fatto che deve essere leggibile in maniera anche veloce, perché altrimenti l'utente switcha e cambia il contenuto che vuole, che va a interessarlo. Quindi leggibilità, che è un'altra fondamento per una buona presenza su web e comunque sugli strumenti digitali. Come ho detto prima, bisogna un contenuto appaia nei motori di ricerca, perché altrimenti è difficile magari che il cittadino ci possa arrivare. E curiamo anche, chiaramente, in qualche modo, il design della nostra presenza su questi canali. No, non è che dobbiamo fare il sito più bello del mondo o più wow che esista, dobbiamo sempre, come dire, puntare su facilità e leggibilità, chiarezza, però, come dire, questi sono aspetti importanti nella realizzazione di un sito web. Perché, come dicevo prima, avere una buona presenza, riuscire a garantire un'interazione, dare un servizio ai cittadini, rafforzano la reputazione online e in generale del mio ente e dunque aumentano anche la fiducia che ha il cittadino nella pubblica amministrazione. Perché se io vedo, tocco con mano che una PA, un ente, mi risolve un problema, senz'altro avrò modo di rivolgermi nuovamente, avrò avuto un rapporto soddisfacente e quindi aumenterò la mia fiducia. E aumentare la fiducia sui canali digitali e sulle piattaforme social in particolare vuol dire anche, come dire, diventare ambasciatori in favore dell'ente. Perché? Perché se io ho una buona esperienza, solitamente tendo magari a condividerla sulle piattaforme. Perché dico, bene, grazie all'azienda sanitaria, al comune, perché mi sono rivolto a loro e mi ha risolto un problema. Sono, diciamo, post che via via si vedono apparire sui social network. E questo è molto importante perché, come dire, crea quella
web e social reputation, che è fondamentale per proseguire la nostra attività e per avere più fiducia e rispondere anche, diciamo, a una critica molto spesso anche ingiusta nei confronti della pubblica amministrazione italiana. Ora, siccome sono anche numerosi gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione, l'abbiamo visto anche prima, il cittadino può, si aspetta magari di, di interloquire con la pubblica amministrazione attraverso vari strumenti. Abbiamo visto che la pubblica amministrazione a sua volta ne ha attivati un bel po'. È evidente che i media digitali devono far parte della strategia comunicativa dell'ente e quindi i mezzi più tradizionali di informazione e comunicazione vanno integrati con gli strumenti digitali. Quindi va, come dire, creata una strategia di comunicazione integrata, cross-mediale, per cui quel tipo di informazione la divulgo attraverso magari i canali digitali, attraverso l'attività dell'ufficio stampa, attraverso strumenti ancora più tradizionali come il manifesto, la brochure. Tutte queste attività però devono avere, diciamo, devono andare avanti di pari passo. Perché? Perché altrimenti si rischia, come dire, di disorientare poi il cittadino. Se io magari divulgo, può succedere che divulgo una notizia sui social prima magari che questa appaia sul sito web, oppure prima che venga fatta una conferenza stampa. La notizia entra in circolo e come sappiamo oggi come oggi la notizia quando è entrata in circolo viaggia molto velocemente, diventa molto facilmente virale, quindi arriva all'orecchio e agli occhi dei cittadini. Magari questa notizia è già sulla pagina social, ma non trovo magari quello che poi mi interessa su il sito web. O peggio ancora, mi rivolgo magari telefono all'URP del mio comune e non ne sa niente. Quindi dobbiamo pensare a una strategia integrata. Chiaramente, siccome i vari strumenti hanno anche tempi diversi per la divulgazione, questi vanno tenuti chiaramente ben in mente. Quindi gli strumenti digitali, tutti vanno a integrare gli strumenti tradizionali in una strategia integrata e cross-mediale di comunicazione. Proviamo poi ora ad andare a vedere come si può migliorare la nostra scrittura sul web e anche sui social network. Partiamo dagli acronimi. Gli acronimi piacciono tantissimo alla burocrazia italiana. PRS, PFF, i vari piani di sviluppo vengono, come dire, appaiono sempre queste sigle, questi acronimi nella comunicazione della pubblica amministrazione. Ma non sempre questo tipo di gli acronimi sono compresi dal cittadino, che magari non sa che il PSR approvato dall'aula è il piano sanitario regionale, che magari lo va a interessare anche direttamente, in maniera molto importante, ma ci ha approvato il PSR. E che è il PSR? Quindi, come dire, cerchiamo di evitarlo quando è possibile. Certo, ce ne sono alcuni che sono quelli ormai di uso comune, quindi di facile comprensione. In quel caso si può utilizzarli in maniera più disinvolta. In ogni caso, le sigle, anche quelle, diciamo, più diffuse, di uso più comune, è consigliato di utilizzarle dopo aver scritto magari il nome completo. Il bando è stato pubblicato al Ministero dello Sviluppo Economico, MISE. Allora magari poi dopo posso utilizzare tranquillamente MISE, perché non è detto che il cittadino sappia che il MISE è il Ministero dello Sviluppo Economico. Noi lo sappiamo, ma dall'altra parte dello schermo ci può essere anche chi non ha idea di cosa sia il MISE. Quindi aiutiamolo, esatto, a raggiungere il
al meglio, comprendere al meglio il contenuto. Solitamente utilizziamo solo la prima lettera maiuscola, non un'intera sigla tutta maiuscola, perché sfavorisce la leggibilità. Queste, come vedevo anche in vedo stato segnalato anche in chat, sono regole che potete trovare anche online, sono state realizzate da Agit e Team Digitale per aiutare la pubblica amministrazione a parlare meglio sugli strumenti digitali. Magari va benissimo anche iniziale minuscola per le cariche istituzionali, non c'è bisogno di mettere sempre sindaco con la S maiuscola, assessore con la A maiuscola, tranne in alcune eccezioni è preferibile, diciamo, l'iniziale minuscola. Perché? Perché comunque favorisce la leggibilità, dà anche un'idea meno di, come dire, siamo alla pari, cioè non è che c'è bisogno che ci sia un riconoscimento tale anche della carica magari più, che non è un, diciamo così, il Presidente della Repubblica, insomma, è una carica che è giusto venga evidenziata, ma non c'è bisogno di utilizzare la lettera maiuscola, questo è per, come dire, rendere anche più friendly la comunicazione che abbiamo su questi strumenti. Perché? Perché sui social, sul web, su WhatsApp siamo abituati a una comunicazione molto semplice, friendly, che quindi cerchiamo in qualche modo, come dire, di non perdere l'istituzionalità, l'autorevolezza di una pubblica amministrazione, ma cerchiamo comunque, diciamo, di adattarla agli strumenti che abbiamo a disposizione. Quando andiamo a, diciamo, a inserire un contenuto all'interno di uno strumento digitale, proviamo a fare esempi concreti. L'esempio concreto è, come dire, un'attività che aiuta tantissimo a comprendere meglio l'informazione. Se pensate quante volte utilizziamo noi nella comunicazione verbale l'esempio concreto, ecco, allora tanto vale farlo anche su queste piattaforme. Perché vuol dire a figli che vanno a scuola, quante volte, magari risentendogli la lezione, i compiti che deve fare, soprattutto quando è piccolo, per cercare di spiegargli a modo nostro le cose che sta imparando, ricorriamo a esempi concreti. Ecco, questa è un'attività che possiamo tranquillamente fare anche su queste piattaforme, che aiuta a comprendere meglio un contenuto che non sempre è semplice da comprendere per il cittadino. Se cambia una legge, proviamo a dirgli nel concreto cosa gli cambia. Oppure se esce, diciamo sì, un aggiornamento su un'attività, proviamo a dirgli, ecco, da domani, invece di fare come hai fatto finora in questo modo, dovrai fare in quest'altro, con un esempio concreto. Evitiamo frasi e paragrafi troppo lunghi. Deve essere breve. Il concetto che voglio esprimere, considerato lo leggo sul telefono, devo comprendere molto velocemente, quindi le frasi e i paragrafi devono essere il più breve possibile. E attenzione, quando andiamo poi magari alla revisione di un testo, a non duplicare i concetti. Molto spesso succede anche questo, e magari ripetiamo più volte lo stesso concetto. Quindi stiamo attenti se si può meglio ridurre che aumentare. E i termini, come dicevo, devono essere termini semplici. Anche se siamo magari alla realizzazione di un contenuto tecnico, cerchiamo di usare termini che siano comprensibili a tutti. Evitiamo, diciamo, le parole difficili, le parole arcaiche. Cerchiamo di, come dire, scrivere e realizzare contenuti, come
uno stile che si avvicini il più possibile a uno stile colloquiale, insomma, in modo che si comprenda al meglio. Lo stesso utilizzo dei verbi è molto, cioè, è consigliato di, come dire, utilizzare verbi in forma attiva, quindi che facilitano la comprensione del testo. Guardiamo questo esempio. Se io, diciamo, mi trovo di fronte a prima di pagare procedi al completamento del modulo sottostante rispetto a completa il modulo e paga, come si vede, questa seconda forma è molto più semplice, molto più comprensibile. L'altra mi dà già l'idea, oddio, chissà che modulo dovrò completare, chissà quali informazioni dovrò inserire. Puoi dire, in qualche modo mi scoraggia ad andare avanti. Invece completa il modulo e paga, come dire, mi viene normale di cliccare e andare poi a fare l'operazione, mentre nell'altro caso mi sento mi dire, oddio, riuscirò a completare questo modulo come richiesto? E quindi, come dire, in questo caso la semplificazione aiuta, come dicevamo, fin dall'inizio della nostra chiacchierata, a raggiungere il cittadino e quindi fornire un servizio. Perché alla fine farà quello per cui era richiesto di intervenire. Le parole straniere, anche in questo caso, non tutti possono comprendere appieno le parole straniere. Quindi, quando è possibile, utilizziamo delle parole italiane, quindi delle parole più comprensibili, che in qualche modo il cittadino è abituato a utilizzare, mentre non è detto che la parola, diciamo, il termine straniero, che magari è anche più adatto, più calzante, sia però quello che aiuta la comprensione. Se va utilizzata, diciamo, una parola che non è di uso comune, magari mettiamola in corsivo per in qualche modo, come dire, avvertire che questa è una parola, diciamo, tecnica o comunque specialistica, per cui l'abbiamo messa, ma avvertiamo all'utente che può avere più difficoltà alla comprensione. Quando utilizziamo delle parole straniere, non c'è bisogno poi di declinarle, cioè se basta, non so, tablet, non devo mettergli la S in fondo, non c'è bisogno, se dico che da domani gli operatori ecologici utilizzeranno 100 tablet per garantire il servizio. Tablet va comunque senza la S finale, ma in linea di massima cerchiamo di tradurre noi per l'utente quel tipo di informazione. Chiaramente, se nella traduzione vado a utilizzare una parola che è ancora meno, diciamo, di uso comune, allora meglio utilizzare la parola straniera, magari mettendola in corsivo se non è una parola particolarmente diffusa. I numeri e le cifre. Diciamo che chiaramente ci sono simboli che ci aiutano a ridurre il nostro testo. E come abbiamo detto, avere un testo che sia breve aiuta nella lettura, quindi un testo che si legge nel minor tempo possibile. Si dice che, ad esempio, soprattutto sugli strumenti digitali, l'informazione principale che vogliamo dare deve stare nei primi 10 secondi. Perché dopo 10 secondi è molto probabile che l'utente cambi contenuto. Quindi la brevità è fondamentale. Per farlo, magari i simboli ci possono aiutare ad abbreviare il testo, però nella lettura non sempre sono, diciamo, aiutano nella comprensione del testo i simboli. Quindi meglio magari metterli per esteso. Anche se in qualche modo si va a
accrescere la parte testuale, però si favorisce in questo modo la comprensione, che è l'altro aspetto fondamentale. Ecco, questo è un testo, secondo la disposizione della delibera di giunta numero 768-20, presente ha disposto l'individuazione degli scaglioni economici per il trattamento tributario delle categorie di quella legge regionale numero 9 del 2018, relativo al CIA in ottemperanza, al DPR numero 1238. È un testo che molto probabilmente il cittadino comune non comprenderà. Perché? Perché dovrebbe sapere della delibera di giunta numero 768-20, dovrebbe sapere della legge regionale numero 9 del 2018, che cos'è il DPR numero 1238, quindi che cosa ha fatto la pubblica amministrazione in questo caso? Il cittadino molto probabilmente non lo saprà mai. Eppure testi di questo genere si continuano a vedere circolare anche sugli strumenti digitali della pubblica amministrazione, ma sono testi incomprensibili. È un linguaggio che il cittadino non capisce. Questa traduzione in giapponese, secondo me, si potrebbe mettere anche in giapponese perché comunque la percentuale di utenti che comprenderebbero il testo all'incirca sarebbe la stessa. Quando ci si cita una norma, un atto, dobbiamo fare uno sforzo ulteriore di comprensione del testo. Questo io è chiaramente una pubblica amministrazione ha necessità anche di citare leggi, atti, normative. Non è che si può far finta che non esistano, perché siamo sul web o sui social, allora non li citiamo, ce ne freghiamo, no? Questo chiaramente non può avvenire. Dobbiamo sempre cercare il punto di caduta tra ciò che necessita al mio ente, alla mia amministrazione e gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi trovare il punto di incontro fra queste necessità. Se proprio quindi abbiamo necessità di citare una legge, proviamo a, come dire, spiegare sinteticamente il contenuto invece che citarla testualmente. Se è una legge che riguarda l'edilizia popolare, invece di soltanto citare il riferimento normativo, magari diciamo che è una legge per l'assegnazione degli alloggi popolari, almeno, come dire, in qualche modo il cittadino già capisci di che cosa stiamo parlando. Se vogliamo, possiamo comunque, come dire, in calce al documento andare a fare una piccola spiegazione della norma che abbiamo citato. O volendo, siccome gli strumenti digitali ci danno anche questa opportunità, possiamo aggiungere un link che rimanda direttamente alla norma che abbiamo citato nel nostro testo. Quindi, possibilmente cerchiamo di ridurre al minimo questo tipo di riferimenti, perché rendono il testo poco comprensibile, la lettura molto più difficoltosa, e quindi, se possiamo, cerchiamo, come dire, di rendere più comprensibile e facile riducendoli al minimo. Quando li dobbiamo utilizzare, cerchiamo, come dire, un minimo di spiegazione di inserirla. Se siamo bravi, e non siamo bravi perché vogliamo in tutti i modi che il cittadino abbia piena conoscenza di quello che fa il mio ente, possiamo mettere una piccola spiegazione della norma o della legge, chiaramente in maniera che la renda facilmente comprensibile, oppure anche inserire un link che lo rinvia alla norma precisa. Altro aspetto molto importante è il tono di voce. Il cittadino che
arriva ad avere a che fare con la pubblica amministrazione sugli strumenti digitali, sul web, come abbiamo visto, può farlo per motivi diversi. Può chiedere un'informazione, può voler pagare un servizio, deve, come dire, avere maggiore chiarezza su un servizio che è stato attivato. Quindi può arrivare a parlare con noi sui social e sugli strumenti digitali in generale con uno stato d'animo e può essere molto diverso. Perché posso essere un cittadino arrabbiato perché ho diciamo, avuto una contravvenzione che secondo me era ingiusta e quindi voglio protestare per quello che è successo. E quindi, come dire, sarò un cittadino arrabbiato. Oppure posso essere un cittadino interessato perché? Perché sono un amante del teatro che vuole rinnovare il suo abbonamento alla stagione teatrale o acquistare un biglietto per uno spettacolo e quindi, come dire, avrò un altro tipo di approccio e atteggiamento. Dobbiamo quindi cercare, come dire, di anche adeguare il tono di voce, quindi il linguaggio in base al contenuto che andiamo a diffondere sui media digitali. È evidente che se io prediligo un tono friendly, molto semplice, divertente sulle piattaforme social, se un cittadino è arrabbiato, magari quel tipo di tono di voce non sarà quello più adatto. Dovrò cercare invece, come dire, per un tono molto più tranquillo, ma dare spiegazioni, cercare di ascoltarlo. Okay, quindi anche questo è molto importante. Variamo anche in base al tipo di approccio che ha il cittadino nei confronti di quel servizio della pubblica amministrazione. Quando inseriamo un contenuto un sito della pubblica amministrazione, comunque in un canale digitale, perché può essere il sito come un'applicazione, dobbiamo rispondere alle domande base, cioè chi, cosa, dove, come e quando. Queste cinque domande, che sono un po' anche il fondamento della scrittura in generale, sono ancora più necessarie per realizzare un contenuto che sia leggibile in maniera e comprensibile dal cittadino. Come lo ripeto ancora una volta, dobbiamo cercare di essere chiari e metterci nei panni di chi c'è dall'altra parte. Proviamo anche a farlo noi, quando abbiamo realizzato un testo, a vedere se rispondiamo subito nella prima parte del mio contenuto a queste domande. Evitiamo veramente, come ho detto, di scrivere più di quanto serve. Non, diciamo, non duplichiamo i contenuti in troppi punti diversi del sito, anche se un servizio magari riguarda più uffici. Cerchiamo, come dire, di tenere insieme le informazioni che sono necessarie. Perché? Perché a volte succede di, come dire, avere diciamo, la notizia da una parte che vi rimanda al link dell'ufficio tal dei tali che ha attivato un'altra pagina web per il servizio specifico. Quindi, come dire, incomincio a girare all'interno del sito web dell'amministrazione. E mi trovo in un labirinto e alla fine rischio di perdermi. Quindi, come dire, cerchiamo di tenere insieme le informazioni in un unico spazio digitale. Perché? Perché funzioniamo da poco tempo, quindi se io riesco a farmi raggiungere velocemente, dargli velocemente quello che ha bisogno, senz'altro avrò avuto successo nella mia strategia di comunicazione sul digitale. Come dicevo, ripeto ancora una volta, i verbi, meglio verbi, forme verbali attive, non utilizzare verbi particolari, ma
diciamo, di uso più comune, perché poi, anche se la lingua italiana, diciamo, è molto ricca, varia, ed è anche una delle cose più belle che abbiamo, quelle, le parole in realtà che si usano normalmente sono un numero limitato. Quindi cerchiamo anche nella nostra scrittura su web e social di limitarci in qualche modo alle parole di uso comune. E qui c'è un altro esempio. La registrazione può essere effettuata sul sito o registrata sul sito. Si vede, la seconda forma è molto più semplice, molto più diretta, molto più chiara anche. È anche quella a cui siamo più abituati. Quindi, come dire, prediligiamo registrati sul sito piuttosto che la registrazione può essere effettuata sul sito. Vedete quanto è più semplice, più veloce, più chiaro come esposizione. Ma banalmente ci sono molto spesso, in fondo hai nella parte bassa dei siti web delle amministrazioni, ci sono la parte, diciamo, per raggiungere l'amministrazione, si vede ancora centralino 06 e via dicendo. Mettiamo una forma, diciamo, più colloquiale, invece centralino, tipo puoi trovarci al, puoi contattarci al, che sono, diciamo, un'attività più normale. Centralino è, diciamo, dall'idea già di una struttura complessa dove, oddio, se chiamo un centralino siamo abituati a trascorrere un sacco di tempo magari ascoltando una voce registrata, quindi cerchiamo anche di essere accattivanti, in qualche modo di essere più vicini al cittadino anche nel suo linguaggio. Stiamo attenti chiaramente anche all'accessibilità del mio sito. Dobbiamo sempre verificare con attenzione che i contenuti che vado a pubblicare siano leggibili. Il colore del testo e quello dello sfondo non devono sbattere, come si dice. E su questo, ma si trovano anche facilmente online, ci sono degli esempi sui colori che vanno d'accordo e quelli che non vanno d'accordo. Se ho, diciamo, uno sfondo blu e magari ci scrivo in bianco, sono uno sfondo in blu scuro, non utilizzo il nero. Cioè, stiamo comunque attenti anche a queste caratteristiche, perché avere un sito che sia facilmente leggibile anche dal punto di vista della struttura è necessario, soprattutto anche per chi ha magari difficoltà visive, ma in generale per avvicinare il cittadino alla comprensione di quello che sto inserendo. Lo stesso, la dimensione del carattere. Controlliamo sempre che non sia troppo piccolo, che sia difficile da leggere, che ci sia, a volte si vedono anche sui social delle grafiche, magari con delle informazioni anche importanti, che sono scritte magari molto piccole, si fa fatica a leggere, quindi poniamoci anche questo problema, insomma, quanto è grande il carattere, è leggibile poi dallo schermo del telefono, magari facciamo una prova prima di andare a pubblicarlo. Ecco, perché? Perché devo essere certo che i contenuti che vado a pubblicare sul sito web o comunque sui canali digitali della mia amministrazione siano fruibili da tutti, anche da chi ha problemi motori, di parola, di vista, insomma. Poniamoci, chiaramente è un'attività questa necessaria e importantissima. Bisogna che il sito web e gli strumenti digitali che utilizzo siano accessibili a tutti. Anche su questo si trovano moltissimi documenti online, per chi vuole approfondire comunque. Posso fornire magari anche dei link o altro per, come dire, andare a approfondire questo tema che è fondamentale. Allora, io, se siete d'accordo, mi fermerei ora per 5-10 minuti e poi andrei a.
potenzialità del digitale. Benissimo Andrea, grazie mille intanto. Quindi, insomma, in fondo all'ultima parte ci ritagliamo un ampio spazio per rispondere anche alle domande. Quindi ci rivediamo fra 10 minuti, va bene? 5-10 minuti. Benissimo Andrea, grazie mille. Grazie mille Andrea. E buon caffè a tutti. Io rimango qui con voi per qualunque cosa, l'utilizzo della chat è a disposizione ovviamente di tutti. Ricordiamo che qualunque domanda può essere espressa qui in chat e così poi possiamo trasferirla con molta più facilità all'esperto Andrea Marrucci. Rispondo anche a varie domande che sono arrivate sullo stesso tema in chat, cioè che slide, registrazioni saranno assolutamente messe a disposizione sul sito di Linea Amica www.lineamica.gov.it, quindi saranno poi a disposizione di tutti. Dateci ovviamente un pochino il tempo di lavorarla e comunque a fine modulo senz'altro avrete questa possibilità. Io rimango qui con voi per qualunque necessità. Ci vediamo tra 10 minuti, quindi alle 10:40 riprenderà la lezione. Grazie mille. Gli ultimi 2 minuti di pausa che erano stati concordati con l'esperto Andrea Marrucci. Eccoci qua. Sì, si sente benissimo, sono contenta. Stiamo quindi per rientrare in aula con la seconda parte della nostra prima lezione. E vi ricordo, questo sempre a beneficio di tutti, che se avete domande potete porle intanto qui in chat, in modo tale che poi sull'ultimo quarto d'ora verranno presentate all'esperto e lui risponderà direttamente. Quindi se avete ecco, domande continuate ad utilizzare questo strumento della chat perché verranno in tempo reale presentate ad Andrea Marrucci. Eccoci qui, ancora 1 minuto, siete stati puntualissimi, grazie. E riprendiamo a breve. E approfitto di questo spazio per rispondere a varie domande che sono arrivate in questo senso, e cioè l'accesso alla stanza, quindi all'aula virtuale, sarà lo stesso anche per i prossimi incontri, quindi potrete utilizzare le stesse credenziali utilizzate per accedere a questa prima lezione. Non è necessaria una nuova iscrizione, quindi l'iscrizione che avete fatto e che è stata approvata è riferita e valida a tutto il ciclo formativo. Eccoci qui, bentornato anche Andrea. Siamo puntualissimi, 10:40, per cui ti lascio la parola. A Riprendiamo, grazie Barbara. te. Riprendiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo visto quindi fino a questo momento quanto sia, diciamo, necessario avere un linguaggio semplice, chiaro, farsi comprendere dal cittadino su queste piattaforme. Quindi, una volta che noi siamo riusciti a creare dei contenuti che siano facilmente veicolabili su queste piattaforme, almeno a livello di scrittura e di comprensione, abbiamo una straordinaria opportunità per valorizzarli, perché gli strumenti digitali, il web, i social network, le applicazioni, le chat e messaggistica, sono alleati della pubblica amministrazione. Perché? Perché permettono di valorizzare i contenuti che abbiamo a disposizione. Se pensiamo a cosa accadeva fino a non tantissimi anni fa, che molto spesso i mezzi di informazione tendevano a non valorizzare le, diciamo, notizie di servizio di una pubblica amministrazione. Si diceva nelle redazioni, lo mettiamo nella breve in basso a destra, magari quell'informazione che invece era molto utile per il cittadino. Oggi, invece, abbiamo degli strumenti di comunicazione che ci possiamo cucire addosso e che quindi possiamo utilizzare per valorizzare quelle informazioni che più difficilmente i media
diciamo, più tradizionali andavano a riportare al cittadino con la stessa enfasi con cui magari invece andavano a riportare un disservizio. Questo perché nella logica chiaramente del giornalismo il problema che un cittadino può avere serve di denunce e quindi a migliorare, poi ovviamente anche il servizio viene posto, ma ha una grossa enfasi. Ma il servizio in più attivato sì, può essere interessante, ma molto spesso aveva, diciamo, uno spazio molto minore. Oggi invece tutte queste informazioni sono tantissime, che una pubblica amministrazione può produrre, perché ovviamente realizzano tante cose, possono essere valorizzati attraverso i media digitali, come attraverso anche una cross-medialità degli strumenti, perché, come ho detto anche inizialmente, se andiamo a far dialogare strumenti tradizionali e piattaforme digitali nelle varie accezioni, cioè dal sito web alla newsletter ai social network, andiamo a farli dialogare, quindi a farli procedere insieme, possiamo, come dire, raggiungere un numero sempre maggiore di persone, e questo poi è uno degli obiettivi, cioè informare sulle attività del mio ente un numero sempre più grande di utenti e quindi di cittadini. Questo lo possiamo fare attraverso la cross-medialità, cioè che non è altro che la possibilità di mettere in connessione mezzi di comunicazione diversi. Questa attività è cresciuta notevolmente con la diffusione delle piattaforme digitali e social. Perché abbiamo molti più strumenti a disposizione, sono strumenti in continuo cambiamento, sono strumenti che possiamo gestirci autonomamente. Se, diciamo, io ricordo che insomma, diversi anni fa andavano moltissimo almeno per le amministrazioni locali, quel tipo di spazi, magari in radio, dove l'assessore, il sindaco, il direttore dell'azienda sanitaria magari rispondeva alle domande dei cittadini attraverso uno strumento però esterno, c'è cioè una radio magari privata, una radio sicuramente privata. Questo tipo di attività, oggi come oggi, lo possiamo fare internamente, cioè possiamo dare noi, vuol dire, le risposte che i cittadini ci pongono attraverso gli strumenti digitali. E quando un cittadino ci pone magari una domanda, noi dobbiamo chiaramente rispondere, come abbiamo detto anche all'inizio, magari in maniera chiara, in tempi brevi, ci può fornire ulteriori informazioni. E quel tipo di informazioni possono essere, come dire, recuperate e trasformate in un'azione di comunicazione positiva. Perché con l'avvento del digitale, dei social network, diciamo, non c'è più quella distribuzione dell'informazione per cui chi realizzava, il detentore del contenuto dell'informazione, la divulgava a, diciamo, un mezzo di informazione, un quotidiano, una radio, un giornale, un'agenzia di stampa, che a sua volta, diciamo, intermediava quel contenuto e lo portava all'attenzione del cittadino. Oggi questi passaggi non ci sono, cioè il passaggio intermedio è stato tagliato, cioè quindi il cittadino e il detentore del contenuto, in questo caso magari la pubblica amministrazione, possono parlare alla pari sugli strumenti digitali e social. In questo senso abbiamo quindi un rapporto diretto e le informazioni che vogliamo divulgare non hanno più l'intermediazione, quindi non finiscono più magari in basso a destra del quotidiano locale. Quindi abbiamo la possibilità di valorizzare e di divulgare autonomamente una grandissima quantità di
contenuti. In questo senso la parola chiave è sinergia, incrociando le varie possibilità che abbiamo. E siccome i media sono diversi, quelli che abbiamo a disposizione, si va dai media più tradizionali, come dicevo prima, la locandina, la brochure, fino a magari il canale, il podcast piuttosto che la chat sull'applicazione di messaggistica istantanea, dobbiamo pensare a una strategia in cui si vanno a completare. Perché? Perché magari io posso decidere che per arrivare, diciamo, all'attenzione del cittadino, la cosa più semplice sia la vecchia e cara brochure da inserire nella cassetta della posta, ma siccome ho a disposizione anche degli strumenti che mi permettono di aggiornare anche i contenuti di continuo, banalmente posso decidere di inserire magari nella brochure o nel manifesto che vado ad attaccare negli spazi, insomma, della mia città, un QR code che una volta inquadrato con lo smartphone mi rimanda magari a una pagina Facebook piuttosto che a un sito web dove ho, diciamo, maggiori informazioni, dove posso seguire l'evoluzione di quello che diciamo, del servizio che ho lanciato. Molto, molto banalmente, pensiamo, ne so, a una serie di eventi estivi. Io lancio, diciamo così, attraverso anche mezzi tradizionali, quindi manifesti, volantini, il fatto che da giugno a settembre, se resti in città, hai tutta una serie di appuntamenti ed eventi, ma il calendario magari non sto a pubblicare, cioè a metterlo in un manifesto perché diventerebbe poco leggibile. Allora posso decidere di utilizzare un altro strumento, cioè magari un sito web o una pagina Facebook, in cui faccio atterrare il cittadino, che poi quindi può raccogliere quelle informazioni necessarie. Ora, è evidente che una buona strategia cross-mediale ha bisogno quantomeno di due fattori, una regia unica e un piano editoriale e diciamo di pubblicazione dei contenuti. Perché? Perché innanzitutto la regia unica è necessaria perché se io ho più strumenti a disposizione, come dicevo prima, devo farli marciare tutti, diciamo, insieme. Non è possibile, perché se nell'esempio che ho fatto prima, benissimo, allora io decido che realizzo dei volantini per l'estate 2022 per pubblicizzare gli eventi che la mia amministrazione andrà a realizzare. Vado a stamparli, a distribuirli, c'è cioè il QR code in fondo, vado a scansionare il QR code con il mio smartphone e mi accorgo che magari il sito web o la pagina Facebook dove dovevo farli atterrare ancora non è pronto oppure ha delle informazioni solo parziali. A quel punto è evidente che c'è stato un problema di comunicazione interna. Ora, senza stare a entrare anche quelle possono essere le dinamiche della comunicazione interna, però devo avere una regia unica per cui sono certo che oggi i volantini, diciamo, la grafica dei volantini è pronta, li mando a stampare e saranno diffusi a partire dal lunedì,
A quel punto devo essere certo che il sito web sia allineato. Magari posso fissare anche proprio quel giorno in cui inizia la distribuzione, in cui il sito web è pronto, la conferenza stampa di presentazione. E allora prevederò anche dal lunedì di sfruttare magari la mia presenza sui social, nella pagina Facebook della mia amministrazione, inizierà a pubblicare una serie di contenuti collegati agli appuntamenti estivi 2022 e così via. Andrò a realizzare quindi contenuti a pubblicarli nei vari strumenti a disposizione. E devo essere anche certo che se un cittadino, magari interessato, telefona, chiama, utilizza una. Chiama al telefono la mia amministrazione, qualcuno sia in grado di dargli la risposta. Banalmente può essere una domanda molto semplice: se tutti gli eventi sono gratuiti, se alcuni sono a pagamento e nel caso se sono a pagamento dove acquisto i biglietti. Tutte queste informazioni è evidente che devono essere a disposizione del cittadino e quindi devo avere, diciamo così, una strategia unica di diffusione delle informazioni, perché non c'è cosa peggiore di, come dire, avere un tipo di informazione in una piattaforma o attraverso uno strumento e non avere poi quell'ulteriore approfondimento necessario. In questo modo, invece di realizzare un servizio, si crea chiaramente un disservizio per il cittadino. Chiaramente diciamo sì, la cross-medialità si può sfruttare in vari modi. Non è detto che il modo migliore sia inquadrare un QR code, che diciamo, è un'attività che è tornata molto, molto di moda diciamo, ai tempi della pandemia. Perché? Perché sempre più spesso accadeva magari di andare al ristorante, non c'era più il menù fisico da sfogliare, ma ti davano un QR code da inquadrare per andare poi a leggersi online il menù, l'attività, quindi che, come dire, è ritornata in qualche modo di utilizzo più frequente, ma possono essere molti altri i modi, cioè banalmente posso prevedere di come dire, inserire quel contenuto sul sito web di un progetto magari della mia amministrazione, poi invitare il cittadino a seguirlo passo passo attraverso i social network, che magari sono piattaforme che come dire, mi permettono più facilmente anche l'inserimento di contenuti aggiornati. Quindi valutiamo attraverso la regia unica quali strumenti utilizzare. E attraverso il piano e il calendario editoriale pianifichiamo la promozione dei servizi, in special modo dei servizi digitali, perché come pubblica amministrazione magari si realizzano, si mettono a disposizione del cittadino tantissimi servizi digitali, ma non sempre riusciamo, come dire, a fare l'ultimo chilometro. Realizziamo una piattaforma eccezionale, un servizio digitale innovativo, che grazie al quale il cittadino può risparmiare tempo, può avere le informazioni che cerca in modo molto semplice e rapido, ma poi arriviamo alla parte finale di comunicarlo e magari non è così semplice. Abbiamo realizzato magari un assistente vocale per avere, diciamo così, documenti della mia amministrazione. Però dobbiamo fare in modo che le persone lo sappiano. Avviene purtroppo anche che quel tipo di servizio magari viene pubblicizzato in una conferenza stampa e quindi va sui media tradizionali, viene magari anche affisso qualche manifesto, viene messo in home page della pagina del sito web, ma dopo una settimana si perde di vista. Allora invece dobbiamo pensare che possiamo, diciamo così, periodicamente
andare a inserire un contenuto riguardo magari quel servizio sulle nostre piattaforme social. Questo è, diciamo, importante specialmente per i servizi digitali, perché se, diciamo, sì, un cittadino si avvicina ai servizi digitali, molto spesso lo fa attraverso quelle stesse piattaforme. Quindi, ancora di più, dobbiamo utilizzarle per valorizzare quel tipo di servizio, quel tipo di strumento innovativo messo a disposizione dal mio ente, dalla mia amministrazione al cittadino. E guardate che questo tipo di attività di, come dire, lanciare un servizio attraverso magari una conferenza stampa, una serie di manifesti, una notizia in home page del sito, magari anche un post sui profili social, e poi abbandonarlo, cioè pensare: ok, la parte di informazione e comunicazione l'ho fatta, ho avvertito. Peccato che dopo, ripeto, magari una settimana, nessuno se ne ricorda più che è stato attivato quel servizio. Quindi, invece, siccome abbiamo a disposizione strumenti che ci permettono di, come dire, valorizzare le nostre informazioni a seconda delle nostre necessità, stabiliamo magari un calendario editoriale per la promozione dell'applicazione per pagare parcheggi che prevede che tutti i mesi lo ricordiamo al cittadino. Ma è evidente che questo si può fare, non ripeto, una strategia unica, ok? Perché noi dobbiamo pensare che se io comunque lo rilancio sui social, quel determinato argomento, devo essere anche certo che magari non è che la pagina del sito web adesso non è più accessibile, o piuttosto se io telefono nessuno ne sa niente. Quindi, come dire, strategia unica, attenzione alla pubblicazione, dopodiché stabiliamo anche gli strumenti, le piattaforme su cui andare. Perché se il portale della mia amministrazione, del mio ministero, della mia regione, della mia azienda sanitaria resta, diciamo, senz'altro la porta d'ingresso principale. Io, se voglio un'informazione, diciamo, per avere la carta d'identità, la prima cosa che faccio è andare a vedere il sito web della mia amministrazione per vedere se c'è un numero di telefono, se lo posso fare online, se che costi può avere quel tipo di servizio. La prima, diciamo, informazione avviene attraverso il sito web. Ma questo non vuol dire, come dicevo, come ho detto finora, che ci si debba, come dire, soltanto limitare a quello, ma possiamo prevedere anche tutta un'altra serie di servizi collegati. Ad esempio, i siti tematici. Banalmente, nella mia amministrazione, cioè nel mio comune, come in tutto, in gran parte, insomma, dei comuni, si organizza magari una serie di eventi o una stagione teatrale. Allora possiamo prevedere, diciamo, di creare un sito tematico dedicato alla stagione teatrale. In questo modo, magari, faccio sì che il mio sito web dell'amministrazione, come dire, si occupi di tutta la varietà di argomenti di cui è necessario che si occupi, non si focalizzi magari su stasera lo spettacolo in piazza, stasera le visite guidate, cioè che sia tutta una serie di appuntamenti base, quindi prevedo magari un sito tematico. Devo trovare chiaramente il modo poi di avvertire la popolazione e di, come dire, farla atterrare su quel sito tematico. Quindi, come dire, aumento gli strumenti di comunicazione, ma per una strategia ben precisa. Attenzione, il sito tematico non è una landing page, che è un'altra cosa ancora. Landing page è, diciamo, uno spazio web in cui magari posso decidere di attivare se ho bisogno di chiedere un'azione ai cittadini. Vado al rifacimento di una piazza cittadina, voglio coinvolgere i cittadini nella scelta, che ne so, dell'arredo urbano. Posso prevedere una landing page in cui dico: sei d'accordo se
nella piazza togliamo, diciamo sì, l'asfalto e mettiamo dei prati verdi e degli alberi in modo da poter la sfruttare per l'estate, per i giochi per i bambini, e magari una landing page mi aiuta, come dire, a raccogliere anche quel tipo di informazioni. Posso utilizzare un altro strumento come la newsletter, che è uno strumento senz'altro efficace ed utile per, come dire, tenere aggiornato costantemente il cittadino sulle attività della mia amministrazione. Perché? Perché magari non tutti, non è che hanno come un page www.comune.it, quindi non sempre stanno a vedere l'ultima notizia inserita sul sito web dell'amministrazione. Allora cerco di raggiungerli attraverso una newsletter, in cui tenerli aggiornati, dargli le informazioni su magari le novità, su anche come sta procedendo un progetto, un'iniziativa dell'amministrazione. Ancora di più lo posso fare sui social network, che sono, diciamo, gli strumenti più dinamici che ho a disposizione, e anche quelli dove poter dialogare più facilmente con i cittadini e invitarli anche all'azione. Le call to action sui social network sono dei contenuti che funzionano benissimo. Dimmi la tua sul rifacimento di Piazza Garibaldi. Dimmi la tua sulla stagione estiva. Cosa vorresti per l'estate 2022? Più concerti, più spettacoli, più iniziative sportive? Sono, diciamo, incentivare il dialogo, quindi le interazioni, si può fare soprattutto sui social network. Quindi possiamo inserirli a pieno titolo nella nostra strategia di comunicazione digitale e ricevere, come dicevo anche prima, dei feedback importanti da parte dei cittadini. Quindi quando io vado a quando io parlo di cross-medialità della mia strategia di comunicazione, che cosa intendo? Intendo che se io voglio valorizzare un servizio, un'informazione del mio ente di riferimento, devo valutare tutti gli strumenti che ho a disposizione. Guardate, questo sembra l'ABC, ma non sempre è così. Succede molto spesso, purtroppo, non vengono diffuse all'interno magari dell'amministrazione. Cioè, chi poi alla fine ha il rapporto diretto con il cittadino, magari molto spesso non è a conoscenza di quello che è stato fatto. Perché? Perché magari la politica ha i suoi canali e sfrutta quelli. Chi si occupa dei rapporti con i mezzi di informazione ha il suo calendario e le sue attività. Chi si occupa magari della promozione all'interno dell'ente diciamo, viaggia per un altro binario ancora. Chi è allo sportello non viene informato, quindi può accadere che abbiamo tanti strumenti a disposizione, ma invece di farli, diciamo sì, interloquire, di creare quella sinergia che dicevo prima, si crea un cortocircuito di informazioni. Per cui io, diciamo sì, vedo diciamo una notizia sui social, ma non la trovo sul sito web, o viceversa, la vedo sul sito web, ma se chiedo magari informazioni sui social, nessuno mi sa rispondere, o peggio ancora, magari so, mi viene detto che dalla prossima settimana verranno distribuiti i kit per la raccolta differenziata. Vado allo sportello e chiedendo magari a che ore verrà questa distribuzione, in quali giorni, e lo sportello ancora non è stato, diciamo, informato al riguardo. Quindi
fondamentale è la regia unica, ok? Per governare questi strumenti che devono dialogare, ma per far dialogare gli strumenti dobbiamo innanzitutto dialogare magari tra uffici e servizi, pensare anche magari a una redazione unica per le informazioni, per la diffusione delle informazioni della mia amministrazione. Un'altra caratteristica di una buona informazione sui media digitali e sui social è la trasparenza, che è prevista, insomma, tutta una serie di leggi, per dicendo, non stiamo, perché il tempo abbiamo a disposizione non è tantissimo, stiamo qui a ricordarle. Cosa, cioè, come sono alleati gli strumenti digitali per la trasparenza? Come ho detto finora, abbiamo a disposizione strumenti che possiamo governare noi, che possiamo, cui possiamo decidere noi che cosa pubblicare, e quindi sfruttiamoli anche per dire cosa facciamo e i risultati raggiunti dalla mia amministrazione, dando così la possibilità al cittadino di valutare il lavoro svolto. Non dobbiamo aver paura di dire quello che facciamo. Molto spesso, purtroppo, questo non avviene. Non aiutiamo il cittadino a vedere, a conoscere le attività, le tantissime attività che ha in capo il mio ente, che realizza il mio ente. E invece dobbiamo pensare che con gli strumenti digitali questa attività si può fare banalmente. Se io ho un progetto di rifacimento, non ho mai preso questo esempio, il rifacimento di una piazza, perché non raccontare via via i vari passaggi nella realizzazione? Invece siamo abituati magari a dire, bene, secondo la delibera, cioè la giunta comunale ha approvato la delibera in cui si dice che si rifarà la piazza Garibaldi. Dopodiché passano mesi e poi esce una bella notizia sul sito, un comunicato stampa, in cui si dice: piazza Garibaldi si rifà il look da martedì al via i lavori. Alla fine, dopo, al termine dei lavori, mettiamo dopo 3 mesi, si dice: terminati i lavori in piazza Garibaldi. Benissimo, nel mezzo ci sta un mondo di informazioni che possiamo fornire ai cittadini, per far vedere che non è che ci abbiamo messo 3 mesi perché così in questi 3 mesi stavamo a pensare altro. No, abbiamo lavorato per 3 mesi, via via abbiamo, ne so, sono arrivati gli alberi, abbiamo avviato il rifacimento della pietra nella piazza e via dicendo. Raccontiamo via passaggio per passaggio quello che facciamo. Ora, questo è un esempio veramente molto semplice, ma ci sono tantissimi esempi per poter far vedere quanto la mia amministrazione sta realizzando. Ora, è evidente che non dobbiamo nemmeno abbondare con le informazioni. Perché? Perché se si esagera, chiaramente alla fine si pubblica tutta una serie di informazioni, dati, numeri, cifre su quello che fa l'amministrazione. Ma in questa abbondanza il cittadino molto spesso alla fine si perde perché resta disorientato. Quindi anche in questo caso sono alleati della trasparenza, ma dobbiamo utilizzarli bene, secondo una strategia. Ma riuscire a farlo, come dire, ci avvicina a quello che deve essere il nostro obiettivo finale, ovvero avere il cittadino al centro. Nelle scelte di un'amministrazione, e ancora di più nelle scelte di comunicazione e informazione, dobbiamo sempre pensare che il nostro obiettivo finale è il cittadino. Riuscire a, quindi, costruire un dialogo, costruire dei servizi intorno alle esigenze dell'utente, che altro non è che il cittadino. Quindi, sia che andiamo a scrivere un testo, sia che andiamo a fare una strategia, diciamo, cross-mediale per valorizzare i servizi realizzati dal punto di vista digitale da parte della nostra amministrazione, dobbiamo sempre porci come riferimento il cittadino dall'altra parte dello schermo, o comunque il cittadino dall'altra parte del telefono o dello sportello, se si tratta di media tradizionale. Quindi, nella nostra,
nostre scelte abbiamo sempre questo faro puntato, ok? Verso il cittadino, dobbiamo cercare di aiutarlo a comprendere quello che facciamo. Perché aiutare a comprendere quello che facciamo vuol dire fornirgli, nella maggior parte dei casi, anche maggiori servizi. Ora io, tanto poi i materiali mi verranno forniti, qui diciamo sì, ci sono delle domande abbastanza semplici per vedere se poi quello che stiamo facendo, soprattutto dal punto di vista del linguaggio, è corretto o meno. Tanto i materiali poi ce li avrete, io sfrutterei quest'ultimo quarto d'ora per provare a rispondere alle domande che sono state poste in queste, diciamo, circa 2 ore. Se ci sono domande particolarmente complesse o comunque non riesco a rispondere a tutte le domande, credo che comunque ci sarà modo successivamente di fornire all'interlocutore la risposta. Quindi ripartiamo dall'inizio. La prima domanda era: si dispone di analisi analoghe relative a canali di comunicazione delle amministrazioni centrali? Penso ci si riferisca al dossier di Banca Italia. No, in questo caso è incentrato sulle amministrazioni locali. Comunque, cioè, ci sono vari studi su anche l'attività portata avanti alle amministrazioni centrali e chiaramente l'utilizzo dei media digitali è in aumento anche fra le amministrazioni centrali perché soprattutto poi nei 2 anni della pandemia c'è stato un grosso aumento nell'utilizzo di questi strumenti. Ormai trovare il ministero su Facebook, Twitter, Instagram è normalissimo, ci sono anche ministeri che hanno bot nelle chat, insomma. Poi magari nel corso dei prossimi incontri faremo anche degli esempi specifici. Non sono specificati neppure i canali video e i podcast fanno parte di qualche altra voce. No, in questa ricerca, diciamo, non erano specificati. Comunque è una ricerca che stava abbastanza facilmente nel scaricabile gratuitamente nel sito di Banca Italia. Allora, non si potrebbero dare istruzioni a livello nazionale affinché le PA aprano sportelli al pubblico online? Intendo un collegamento, ad esempio, su Zoom, Team. In questo modo, oltre alla trasmissione dei documenti con PEC, ci sarebbe anche il contatto diretto con il cittadino. Allora, sì, sarebbero senz'altro utili per, diciamo sì, per in qualche modo avvicinare ulteriormente la pubblica amministrazione al cittadino, non soltanto diciamo sì, uno sportello pubblico online è utile per, come dire, mantenere quel contatto diretto, che soprattutto nelle amministrazioni locali è molto importante per il cittadino, ma al tempo stesso, come dire, utilizzare degli strumenti molto innovativi. In questo senso, pensate sempre che la vostra attività sui media digitali ha anche un altro risvolto molto importante. Perché serve anche a aiutare i cittadini a comprendere, a utilizzare bene questi strumenti, che ormai sono di uso comune, ma non è detto che il cittadino li sappia usare nel migliore dei modi. Molto spesso alcune delle storture a cui assistiamo non sono frutto di, come dire, voler danneggiare qualcuno o una pubblica amministrazione, magari con un commento anche sbagliato sui social, ma perché proprio non si conosce bene lo strumento. Aiutarli quindi a, come dire, fargli utilizzare, costringerli in qualche modo ad utilizzarli per, diciamo, il quotidiano, può aiutarli anche in tutta un'altra serie di attività.
Dietro gli strumenti e le piattaforme in genere occorre ci sia personale, in senso quantitativo e qualitativo. Roma Capitale ha investito molto sul CRM, ma non sul capitale umano. Avete esempio a livello internazionale in cui questo binomio invece ha funzionato? Allora, qui si tocca un tema centrale, chiaramente quello del personale e delle professionalità. Perché posso decidere di fare una strategia cross-mediale, per cui io ho il sito web, la newsletter settimanale, sono presente su 1, 2, 3, 4, 5 social network. Dopodiché serve chi tutto questo, cioè, crea contenuti e riesce a, come dire, interagire e rispondere ai cittadini. Quindi serve, come dire, personale. Ora è evidente che magari ci si può arrivare per gradi. Non ho un esempio internazionale, ma posso portare come esempio un'azienda di trasporto del Nord Italia che ormai molti anni fa aveva avviato un servizio di informazione per gli utenti via WhatsApp, in cui io mando un messaggio per avere un'informazione, mi viene risposto attraverso uno strumento ormai di uso comune, una chat utilizzatissima con le WhatsApp. Diciamo, nella fase sperimentale ha funzionato molto bene e quindi successivamente il personale dedicato a questo tipo di servizio è stato aumentato di numerose unità. Gli è stata fatta anche una formazione per rispondere, diciamo, in maniera corretta su questa piattaforma alle domande che gli vengono poste dai cittadini. Quindi da un lato c'è stato un investimento dal punto di vista chiaramente tecnologico, perché si utilizzava una nuova piattaforma, dall'altro c'è stato anche un investimento sul personale. Come misuro se un acronimo è diffuso? Beh, diciamo che ci sono acronimi che sono ormai di uso comune, nella pubblica amministrazione, ma anche diciamo così, nel linguaggio di tutti i giorni. Se pensiamo, voglio dire, TVB è un acronimo che tutti conosciamo, insomma, ormai un utilizzo che abbiamo fatto tutti nel nostro quotidiano. Magari altri acronimi come LOL non sono così, diciamo, diffusi, non sono così comprensibili come TVB, e lo stesso nella pubblica amministrazione, o comunque diciamo per acronimi ufficiali. Lo stesso COVID è un acronimo, ma ormai diciamo è un utilizzo, cioè tutti sanno che cos'è il COVID. Lo stesso si può pensare a altri acronimi che sono diventati via via di uso comune. Ormai ISEE è una cosa che, cioè, è un acronimo che è quasi diventato, diciamo, una parola, insomma. Vado a fare l'ISEE, ormai non è che si sente che cos'è, ma sono, quindi un po' è il buon senso che ci aiuta a comprendere, diciamo, se un acronimo è più o meno diffuso, insomma. Poi si può andare a, come dire, andare a vedere anche online quali sono quelli più o meno diffusi, ma ecco, io credo che in questo senso il buon senso sia, diciamo, la cosa che funziona meglio. Allora, cerchiamo di rispondere a più domande possibili. Ci offriamo a tutti comunque. Allora, per superare il digital divide non sarebbero utili normative che impongano alle pubbliche amministrazioni di attivare punti di accesso facile che consentano ad anziani di accedere ai servizi digitali disponibili. Inoltre, posizioni che stabiliscono alla pubblica amministrazione di aprire un canale di accesso agli uffici anche attraverso un collegamento su Teams o Zoom, sì, in modo tale da garantire un collegamento in presenza online. Cioè è simile anche a quello che veniva chiesto precedentemente. Allora, secondo me sì, i punti di accesso ai servizi digitali sarebbero fondamentali. Riuscire a, come dire, avere dei luoghi fisici anche, dove se il cittadino va può attivare lo speed, che so, avere
attivare la tessera con cui puoi fare la differenziata, tutta una serie di servizi e al tempo stesso anche, come dire, parlare del digitale, creare una cultura digitale è fondamentale proprio per, come dire, superare quella difficoltà che molti, soprattutto categorie più deboli, hanno nell'approccio a questi strumenti, che sono di grandissima facilità di accesso, ma che sono anche molto più difficili di quanto si pensa nell'utilizzo, nel corretto utilizzo. Quindi, sì, almeno io sarei strafavorevole ad aprire sempre più punti di accesso facile e anche magari prevedere, sì, delle postazioni, diciamo sì, delle video chat con gli operatori. Perché? Perché si può tenere insieme una necessità che chiaramente è quella della fisicità, ma, come dire, utilizzarla per divulgare strumenti digitali. Ma al cittadino dobbiamo dare del tu? Allora, se questa è una scelta che una pubblica amministrazione deve compiere a monte. Cioè, bene, io ho deciso che sarò presente su piattaforme molto smart, friendly, cioè sui social, magari decido di interloquire col cittadino anche su WhatsApp. E allora che faccio? Continuerò a, come dire, avere un tono di voce, diciamo, molto autorevole, molto formale, oppure cercherò, come dire, di essere autorevole ma in maniera friendly, quindi do del tu, magari se ho avviato un servizio di scambio informazioni su WhatsApp, niente vieta utilizzare anche un emoticon come la faccina che ride o il pollicione. Insomma, è una scelta che moltissime enti e amministrazioni hanno fatto, però lo devo, come dire, devo deciderlo in anticipo. In quel caso, se decido che il tono sarà molto colloquiale, molto friendly, ti darò del tu, chiaramente. Poi lo vedremo magari anche negli incontri successivi più dedicati alla parte social. D'accordo nel linguaggio chiaro, sintetico e conciso, ma quando chiedono un accesso agli atti, i cittadini acquisiscono documenti difficili da interpretarsi e siamo da punto a capo. Non sarà il caso di abbandonare definitivamente il burocratese? Allora, quando si scrive un atto, chiaramente deve rispettare determinate caratteristiche. Ora, il cittadino che fa un accesso agli atti sa già, comunque vada, che si troverà di fronte a un documento tecnico. Quindi, come dire, questo non va a intervenire sulla scelta invece di utilizzare un linguaggio semplice, chiaro sulle piattaforme digitali e social, perché diciamo si tratta di due strumenti utilizzi diversi. Quindi se si può abbandonare il burocratese, ben venga, ma chiaramente in certi atti va mantenuto, secondo me. Occupiamoci, diciamo, di tutta quella parte pubblica in cui invece il burocratese continua a resistere e lo fa anche bene, magari. Invece, ecco, in quei casi, nel sito web, abbandoniamolo definitivamente, ma negli atti ufficiali, chiaramente, è un linguaggio tecnico che continuerà a esserci. Allora, il documento di Agit, qual è il titolo in modo da poterlo cercare? Vi mando una serie di link, magari questo anche è più semplice, insomma, invece di stare a citarlo adesso. Ci sono veramente, Agid ha cioè, Team Digitale, ha realizzato veramente tutta una serie di caratteristiche di avere un sito web nell'amministrazione, nel linguaggio, nella struttura, nell'usabilità, molte, diciamo, delle cose ci siamo dette. Buongiorno a tutti, ci
Ci deve essere stato un problema a livello di audio e video per il nostro esperto Andrea. Adesso vediamo se riesce a ricollegarsi in tempo per i saluti. Meno male comunque che è successo a lezione finita. Per fortuna siamo riusciti a fruire di un'ottima lezione. Eccoci qua, vedo che si sta ricollegando Andrea. Improvviso è andata via per un attimo la rete, comunque sono qua. Abbiamo ancora 3 minuti, io li sfrutterei, Barbara, per Assolutamente. cercare di rispondere al più. Allora, talvolta capita, scusatemi, è dell'imprevisto, talvolta capita che l'utente dal punto di vista tecnologico ne sappia meno del dipendente pubblico, e quindi riverso la chiama al funzionamento delle applicazioni. Esatto. Più se non dobbiamo fare anche da consulenti informatici, come venirne fuori velocemente senza il cittadino avere l'impressione di voler essere scaricato, beh, se si può aiutare, chiaramente lo aiutiamo. In questo caso è, come dicevo prima, l'abitudine. Cioè, se un cittadino si abitua a utilizzare questi strumenti, piano piano, anche se non è un esperto di digitale, di informatica, di web, si abitua a utilizzare e quindi li sa utilizzare bene. Non li sa utilizzare sempre meglio. Quindi, come dire, non possiamo fargli da consulente, ma possiamo dargli il buon esempio sull'utilizzo di queste piattaforme. Si può implementare il QR code anche per creare effetti in realtà aumentata, pensa ad eventi culturali. Allora, benissimo cercare di, come dire, di essere anche il più possibile al passo con i tempi, quindi utilizzare anche tecnologie nuove, però non andiamo, come dire, andare cerchiamo sempre di comunque creare servizi accessibili per il cittadino, ecco, senza voler, come dire, creare cose magari anche molto belle, molto interessanti, ma che poi magari hanno una fruibilità limitata. Nel caso di enti locali, dopo questo probabilmente non ce la facciamo più, nel caso di enti locali di medio-piccole dimensioni è quasi impossibile adibire per pensare a quella comunicazione, sia del sito sia dei social. È possibile gestire questi servizi in convenzione con altri enti? Esistono forme di incentivo o sostegno alla gestione in convenzione? Ora, se ci sono dei sostegni economici, non saprei, sinceramente. Non mi è mai capitato di vedere proprio degli incentivi alla gestione degli strumenti digitali, diciamo, fra più enti locali, mi capitava per la comunicazione, per la promozione, ma non per la gestione magari del web e dei Sessione social. sarà pronta. Si può comunque, voglio dire, si può sperimentare se, diciamo così, chi ha fatto la domanda è un rappresentante, un dipendente, un ente locale di medie e piccole dimensioni, per cui si comprende l'importanza di questi strumenti, ma non si hanno le risorse necessarie, si può valutare di fare, diciamo, un accordo con altre amministrazioni per una gestione comune delle piattaforme. Credo che qualche esperienza del genere ci sia anche comuni già consorziati e poi hanno, diciamo, creato degli strumenti digitali. Eccoci qua, intervengo perché evidentemente c'è ancora qualche problema a livello di connessione da parte del nostro esperto Andrea Marrucci, per fortuna proprio sui saluti finali. Colgo l'occasione per salutarvi anche io, a nome di tutto Formez PI del progetto Linea Amica Digitale. Vi ringrazio per la partecipazione anche a livello di domande e interazioni. Continuate a mandarle, nel senso che adesso, anche quando chiuderemo l'aula, le domande che non sono state gestite adesso verranno gestite sicuramente risposte nelle prossime occasioni di incontro. Se vi dovessero venire in mente domande, mandatecele tranquillamente all'email dell'helpdesk, quindi quella formazione chiocciola lineaamica.gov.it, saranno prontamente inviate ad Andrea Marrucci che provvederà a rispondervi. Intanto grazie mille, ricordo che il prossimo appuntamento è giovedì prossimo 28 aprile, sempre con lo stesso orario 9:30-11:30.
Non è necessaria un'ulteriore registrazione in quanto siete tutti partecipanti iscritti a tutto l'intero ciclo formativo. Bentornato Andrea, ho approfittato per anticipare i saluti dicendo che risponderai sicuramente a tutte le domande che non sono state evase in questo momento e che sicuramente ci verranno inviate anche via email qualora ce ne fossero. Ho dato appuntamento a tutti, te compreso, grazie mille infatti, per giovedì prossimo 28 alle ore 9:30. Grazie mille. Grazie a tutti, è stata utile e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie.